Arte, musica, spettacolo, ma soprattutto alta moda. Queste le parole chiave per l'evento dal titolo Il canto delle muse che si è svolto ieri sera a Cefalù. Le collezioni del 2023 saranno delle collezioni semplici, morbide, belle, degli chiffon di seta, delle sete leggerissime e quindi con molti colori, tantissimi colori, quindi sarà un'estate molto colorata, con degli spacchi vertiginosi e le scollature molto belle, però sempre nella compostezza e nell'eleganza, perché come diceva Giorgio Armani, l'importante non è farsi notare, ma farsi ricordare. In passerella hanno sfilato le creazioni dei fashion designer siciliani come Giovanni Canistrà e Santi Scatà. Come pensato queste donne della collezione 2023? Beh, sono donne sempre che guardano un occhio al Mediterraneo, un occhio a Parigi, perché bisogna essere sempre con quest'area internazionale. La Sicilia è sempre nel nostro cuore, nel mio cuore, si vedrà nei tessuti, nelle scelte di alcuni tagli, di alcune linee, però dare un tocco internazionale è anche giusto, si respira una donna più europea. Quali sono i colori di tendenza? Di sicuro il verde quest'anno, il prossimo anno sicuramente sarà il verde un colore di tendenza, è abbastanza in tutte le sue sfumature, diciamo, è abbastanza di moda. Come è concepita questa collezione sposa che porti in passerella stasera? Allora, innanzitutto è concepita come un progetto prettamente siculo, perché porto la sicilianità, ovvero il Made in Sicily, in passerella, e il tutto è fatto, parte insomma da uno studio fatto appunto da un effetto atmosferico che è lo scirocco, infatti la collezione si intitola proprio lo scirocco, dove praticamente tutto prende forma dalle onde del mare, dall'increspatura delle onde del mare, dalla schiuma delle onde del mare, al vento, alla luce molto forte proprio dello scirocco. Per cui tutto si trasforma nelle trame appunto del macramè, di reti insomma particolari che sono delle reti filè lavorate con una tecnica in 3D e anche gli accessori stessi saranno appunto parte della collezione Made in Sicily, perché sono lavorati a mano da donne esperte. E quindi questo è quello che porto per la collezione del 2023 e anche quella del 2024, dove già sto lavorando sicuramente. Abiti come sogni in movimento comunicano bellezza in un mondo fragile e incerto. I colori e profumi della Sicilia sono i protagonisti di queste collezioni che hanno celebrato la moda italiana rigorosamente handmade.